Ciao a tutti benvenuti a questo tutorial di courseplay. Ieri dopo l'uscita del tutorial sempre di courseplay, per quanto riguardava anche il nuovo release e ehm, i primi passi in courseplay, mi è stato chiesto come impostare courseplay per fare lavorare due trattori contemporaneamente sullo stesso campo. Andiamo a vedere come possiamo fare. Come sempre, faccio il tutorial direttamente con voi, perché anch'io questo non l'avevo ancora provato. Lo proviamo insieme. Allora, come già spiegato nel, nel tutorial precedente, intanto dobbiamo impostare il percorso. Per impostare il percorso andiamo sempre con un task andiamo sul lavoro di campo da qui dove c'è il volante e impostiamo proviamo a impostare i due lavoratori contemporaneamente sullo stesso campo vediamo andiamo a impostare questo qui crea lavoro sul campo andiamo da qui play e posizioniamo la partenza o l'arrivo in questo caso visto che io faccio partire sì. andiamo, facciamo la partenza da qui facciamo partenza da qui come vedete abbiamo selezionato il nostro campo andiamo qua e vediamo come impostare queste due o tre opzioni per far lavorare contemporaneamente i due trattori sullo stesso campo, strumenti multipli, in questo caso dobbiamo selezionare due perché noi abbiamo due trattori. Numero tracce perimetrali, magari facciamo visto che sono da 8 metri, facciamo 3-3. Iniziamo a lavorare il campo dall'inizio, in questo caso da qui dove è selezionato, così vedo un po meglio e da qui selezioniamo inizio campo parte da qui se magari scegliamo di partire dal centro parte dal centro da qui e finisce qua in questo caso visto che ho detto una rato in questo caso un aereggiatore per i campi prendiamo io parto da lì gli angoli li lasciamo morbidi, mh, direzione di lavoro in senso orario normale, file su e giù, direzione riga, tutto normale per com'è. L'unica cosa che sì, qui abbiamo selezionato gli strumenti multipli, in questo caso due. Questa è la larghezza di lavoro precisa, quella che hanno loro. In questo caso non vado a toglier, toglierci qualche centimetro. Perché magari, se si sono vicini, magari si toccano e non vorrei che vedesse questo. Andiamo a generare il nostro percorso. Ed eccoci qua. Come vedete, o per meglio dire, potete vedere che le file sono abbastanza larghe rispetto a quando generiamo il percorso per un solo mezzo, che possiamo andare a vedere magari torniamo indietro, generiamo lo stesso lavoro però solo con un veicolo, proviamo a generarlo di nuovo, vedete che le filet l'una tra l'altra sono molto più strette, perché? Perché in questo caso abbiamo solo un mezzo da 8 metri, cioè un attrezzo da 8 metri che fa avanti e indietro, in quel caso ne abbiamo due, ecco, Cursplay calcola che... Il, la distanza fra una fila e l'altra aumenta in questo caso da 8 passa a 16 allora torniamo di nuovo qui generiamo di nuovo il percorso e vedete che si è allargato teniamo questo percorso magari lo salviamo temporaneamente salva percorso sul 71 facciamo prova Per chi non avesse visto il tutorial precedente dove spiegavo um, il motivo dell'ultima release, che è quello più um, importante quando riguarda Courseplay, visto che comunque non ci sono novità dalla, dalla versione 26 alla versione 27. Um, lo, um, i modder di, di CoursePlay um, ci indicavano degli errori all'interno del, della mod e ci consigliavano di andare ad eliminare tutti i percorsi. Um, poi se volete più spiegazione, se volete capire un po' di più di quello che, di, di cui sto parlando, nel tutorial precedente ne spiego un po' di più. Adesso andiamo a vedere qui come funziona questo. Allora, qui abbiamo selezionato il campo 71, abbiamo salvato il nostro percorso che è questo prova, l'ho salvato per il fatto che mi serve anche lo stesso percorso, io l'ho salvato con questo uh, trattore, lo stesso percorso mi serve anche per questo, per quello l'ho salvato. E poi magari se lo vogliamo utilizzare in futuro abbiamo lo stesso percorso, l'abbiamo già salvato, teniamo quello. Andiamo a impostare anche i trattori in questo caso perché adesso vi faccio vedere la differenza dove sta nell'impostare solo uno mezzo o l'altro la differenza è questa qua magari vediamo se no ve la sposto un po più centrale così si vede penso che qui si vede meglio il punto ehm, diciamo che la differenza è nel punto di partenza in questo caso mettiamo sempre il primo punto dal primo punto e dobbiamo scegliere se farlo lavorare a sinistra o a destra. Impostiamo per uno di questi a sinistra, per l'altro dobbiamo impostare a destra. Allora, per questo ho impostato a sinistra e lo faccio partire subito e poi vi spiego anche il motivo a partire questo. Io gli ho detto a sinistra dal primo punto, impostiamo lui parte e va a mettersi a partire dal primo punto a sinistra. In questo caso dovrebbe fare la fila esterna. Andiamo sull'altro. Questo il percorso non ce l'ha, per quello vi ho detto di salvarlo. Andiamo qui, andiamo a prendere il percorso, prova carichiamo e attiviamo usciamo e abbiamo il percorso perché quello non parte cosa è successo allora dal primo punto inizia probabilmente aspetta il secondo, adesso proviamo. Vediamo cosa succede. Ripeto, anch'io non l'ho mai provato, però nella versione precedente funzionava così. Allora, visto che abbiamo fatto questo a sinistra, questo gli diamo a destra, dal punto dal primo punto sempre come anche quello e attiviamo anche questo. Magari lo mettiamo in posizione, vediamo cosa succede. Eccolo qua. Nel momento in cui abbiamo attivato il secondo lavoratore, come vedete parte, magari tiriamo giù anche questo, come vedete partono tutti e due. Ora la cosa che io effettivamente volevo evitare è di farli camminare proprio insieme, contemporaneamente vicini. Magari, eh ma non c'è niente da fare, lavorano insieme tutti e due. allora nella versione precedente, in quello del, di Farming Simulator 19, questo abbiamo adesso a destra, allora mettiamolo qua. Magari ci distanziamo un po', vi spiego perché dopo. Farming Simulator eh, 19 anche partivano... non, non c'era bisogno di farli partire contemporaneamente. Comunque questo, messo in posizione, lui era sulla sinistra, doveva andare esternamente dal percorso, questa a destra dovrebbe andare internamente allora attiviamo di nuovo questo così parte anche l'altro e come potete vedere lavorano tutti e due sullo stesso percorso una a destra e una a sinistra ecco questo è quello che io avevo in... Pensato subito dal primo momento di farli partire distaccati l'uno dall'altro in modo che all'inizio no visto che fanno i giri interi ma quando cominciano a fare avanti e indietro in modo che non eh, si toccano non si disturbano a vicenda però un courseplay questo a quanto pare ci sta pensando lui direttamente e ha fatto aspettare il secondo mm, secondo trattore Come avete visto non è difficile, basta solo impostare uno che fa a destra e uno che fa a sinistra. La stessa cosa potete farla anche con eh, la mietitrebbia e con tutti gli, attre gli attrezzi che potete collegare dietro ai trattori. Io quando i campi sono molto grandi la utilizzo per, con la mietitrebbia trebbia che funziona in questo modo avanti e indietro qua a bordo campo posiziono posiziono un um, un aiutante con con uh, autodrive e io con uno di quei um, cassoni tipo un raccogli scarico le mie trebbie e li carico direttamente sul um, sul, sul rimorchio fermo a bordo campo Andiamo a vedere il percorso, vediamo come l'ha impostato. Sì, forse un po' di... di qualche centimetro in meno glielo potevamo dare, così magari che qui non restava sta parte non lavorata però visto che lavorano insieme ed è la prima volta che ho generato un percorso di questo genere non ho, era meglio restare con l'impostazione di default per non avere altri intoppi all'inizio poi magari più avanti provate a impostare magari un, um, un sopra 2 um, 3 due, due, centimetri in questo caso vediamo da qui dove tutti attivati percorsi lo vediamo no adesso non lo vediamo più perché in genere in generale il percorso comunque se fate gli togliete dal, dalla larghezza della um, la, larghezza di lavoro togliete qualche centimetro evitiamo di lasciare una parte eh, meno parte lavorata ne, ne, nelle curve a meno che non fate un percorso avanti e indietro senza eh, le curve fatte abbastanza così morbide magari impostate un percorso con delle curve secche questo non succede io sono un po contrario perché posizionare una curva secca vuol dire che il trattore qui va avanti poi deve tornare indietro, andare in qua e poi ripartire, magari poi tocca gli alberi o da un'altra parte tocca le case o quello che è, eh, dobbiamo intervenire per andarla a sbloccare. Ora arriviamo qui, vediamo cosa succede, poi vi lascio un po' da soli con... Il lavoro, vediamo fino alla fine. Se si disturbano a vicenda. Ma non penso, lavorano abbastanza bene e distaccati. Vediamo. Ci risentiamo quasi alla fine del lavoro. Bene, ragazzi, abbiamo visto che la collaborazione tra i due funziona abbastanza bene. Io penso che anche fino alla fine non ci dovrebbero essere dei problemi. Per eh, questo tutorial è tutto. Io vi saluto. Ci vediamo al prossimo video. Ciao.